Ci siamo? Ci siete? Posso partire? Sì. Sì? Sì. Bene, signori, mi vedete, mi sentite? Non lo so, non ho idea. Buonasera a tutti. Siamo qui per la seconda parte del seminario di Vecchio sulla realtà virtuale ed aumentata. L'altra serata è stata una serata più teorica, in cui sono stati spiegati un po' i concetti che questa società utilizza. Più parlo con Vecchio, più interessante, perché continua a fare sempre cose veramente molto belle. E questa sera invece andremo un pochettino più sul pratico, cioè verranno mostrati degli esempi di come utilizzare questi strumenti in maniera pratica dalle aziende. Quindi io non voglio togliere ulteriore tempo, vi annuncio che finiremo esattamente alle 19 perché purtroppo io dopo un'altra teleconferenza, quindi siamo messi malissimo. E passo immediatamente la parola all'ingegner Biagi che vi fa 5 minuti di introduzione e poi passerà all'ingegner Margotta che invece vi mostrerà gli esempi. Una buona serata, ci risentiamo più tardi se c'è qualche domanda e per salutarvi alla fine della presentazione. Grazie. Perfetto, perfetto. Grazie Alberto, Grazie a te. grazie mille e saluto tutti i presenti. Io non rifarò chiaramente questa sera tutta la presentazione di chi è Vection, cosa fa, tanto in tre parole Vection è una società bolognese, italiana, multinazionale nel mondo della realtà virtuale, della realtà aumentata e dei configuratori industriali. È una società che è impegnata nello sviluppo della digitalizzazione delle imprese e devo dire che, come dicevamo, commentavamo con Alberto poco fa, in questo momento è un tema di grandissima attualità. Io sono il Managing Director della holding australiana, perché Vection è una società quotata sulla borsa di Sydney, e sono anche il responsabile della holding che poi, di partecipazioni che controlla Action e altre società. Ora, il mondo, i temi che trattiamo questa sera sono temi particolarmente importanti perché nel primo incontro abbiamo parlato di teoria legata al fatto di cosa serve la realtà virtuale, la realtà aumentata, queste nuove tecnologie, a cosa servono. Ecco, abbiamo cercato di dare una risposta. Stasera vedremo dei case history, alcuni case history, e questo Action per fortuna ne ha tanti da far vedere. Useremo alcuni nostri di repertorio, alcuni altri un pochino pubblici per dare una visione più generale, anche perché purtroppo noi ne abbiamo talmente tanti, poi molti sono coperti da non disclosure agreement, quindi da segretezze, quindi non possiamo farli vedere, ma il senso vero è l'utilità di queste tecnologie. Voglio solo ribadire un paio di concetti. Sono tecnologie che servono, non sostituiscono l'uomo, mai lo sostituiranno, servono semplicemente a potenziare il suo lavoro, le sue informazioni, il suo database, a ridurre i rischi, a aumentare la produttività e a ridurre i tempi di sviluppo e di go-to-market delle aziende. Servono a ridurre i costi aziendali, servono a aumentare le vendite. Questi sono gli strumenti, l'altra volta abbiamo commentato ampiamente questa parte. Guardate, noi abbiamo commentato queste cose. Vection è un'azienda che lavora con tanti brand molto importanti. È notizia pubblica della settimana scorsa. Abbiamo appena chiuso un accordo con il gruppo Olivetti Team, che ci ha onorato. Erano mesi che lavoravamo su questo accordo e siamo riusciti finalmente a chiudere un accordo con loro per l'introduzione di queste tecnologie sulle piattaforme Olivetti Team, che è il gruppo Team, quindi tutto il mondo IoT, tutto il mondo anche del business to consumer, e tante belle cose. È un accordo di portata nazionale e anche più che nazionale, molto importante, a dimostrazione di che cosa? Che il mondo è cambiato, dicevo con Alberto, non si può resistere al cambiamento. Quindi il 5G ha aperto una strada, si parla già di 6G, si parla già di tante cose, e il Covid, ahimè, ha stressato, ha ridotto i tempi. Cioè, si pensi al fatto che si sviluppava un vaccino in 11 anni, ed era già un tempo record, l'abbiamo sviluppato in 11 mesi. Perché? Perché hanno usato nuove tecnologie, perché hanno usato dei protocolli di intesa mondiali che hanno abbattuto una serie di barriere e siamo arrivati ad avere un vaccino buono al 90-95% in 11 mesi. Ora,
È questo la quota di quello che sto per dire, è esattamente questo, cioè il mondo è cambiato, non tornerà mai più come prima, le aziende che, quindi cosa dobbiamo cambiare? Tutto il mondo? No, si tratta di seguire un percorso evolutivo sul quale quale è impossibile opporsi sostanzialmente, capire che il mondo delle aziende, il mondo della consulenza, la pubblica amministrazione, noi chiamiamo business to government, il mondo della globalizzazione, di tante cose è cambiato, ma per sempre. È inutile usare degli approcci nostalgici su quello che era. Sarebbe come se oggi uno dicesse: io non uso il cellulare. Va bene, lo puoi fare, vai a vivere su una montagna da solo sperando di sopravvivere, ma non è questo il mondo del business per il quale siamo qui stasera. Quindi il mondo del business è un mondo... Poi pensate alle fiere. Le fiere sono un problema enorme, perché per tutto il 2021 probabilmente non si faranno fiere, che erano uno dei motori del business, in particolare nelle PMI. E quindi cosa si fa? Si approccia con la tecnologia, che è un esempio semplice per farvi capire che grazie alle nuove tecnologie il mondo non si ferma. Ecco, da qui a mille altri esempi. Quindi abbiamo il piacere stasera di essere qui con Mario. Mario Margotta è uno dei nostri analisti senior e che ci farà capire, vedere alcune applicazioni reali, applicazioni che Vection sta portando nel mondo della sanità, nel mondo dell'education, nel mondo industriale, nel mondo del fashion, del forte, dell'automotive, tanti mondi, e è un inizio naturalmente, siamo all'inizio, quindi di un percorso nuovo. Quindi Feder Manager che parla ai manager, ai consulenti, quindi manager all'interno delle aziende, ai consulenti. Guarda, io passo la giornata, io non faccio il commerciale, faccio il presidente, però su certi accordi, certi ragionamenti, sono ancora appassionato, li faccio io certi ragionamenti. Passo la giornata a dire sempre questo, cioè, quindi per fortuna tantissimi si interessano, la grande impresa, media, anche piccole, devo dire, imprese, si stanno avvicinando a queste tecnologie che oltretutto hanno dei costi di investimento molto moderati rispetto ad altre. Siamo sempre qui, siamo a disposizione vostra per farvi capire, mentre vi è a disposizione queste conoscenze. Ecco, la conoscenza è l'antidoto alla paura, perché siamo in epoche paurose sotto certi punti di vista e noi diamo delle conoscenze che servono ad affrontare in modo concreto la paura. Naturalmente Vection è a disposizione per darvi poi, al di là di oggi, tutte le informazioni del caso. Ringrazio Alberto, ringrazio Feder Manager, io poi mi rendo disponibile se volete fare delle domande, ma lascio la parola a Mario e vi ringrazio dell'attenzione. Grazie Gianmarco. Allora, oggi andiamo sostanzialmente a riprendere quello che era il filone del primo evento, dove abbiamo un po' contestualizzato l'utilizzo delle... Mi sentite? Sì, io sento bene. Ah, ok, perfetto, perché mi si è sparita qui di fianco l'area di talking. Allora, dicevo, andiamo a riprendere quello che era la parte principale dell'evento scorso, dove abbiamo spiegato cosa sono realtà virtuali aumentata, come si innestano nella value chain delle aziende e cosa possono fare. Abbiamo un breve video riepilogativo, tanto per chi magari non c'era all'evento scorso. È un video fatto da Microsoft su un dispositivo che è molto famoso, su cui noi sviluppiamo. Microsoft è uno degli attori principali nello sviluppo di hardware che poi noi trattiamo e inseriamo all'interno delle aziende, e ha fatto questo video per far capire come la tecnologia può essere applicata alle aziende, oltre a anche fattori numerici. Stanno scorrendo nomi e dati nel video, fa capire che queste tecnologie oggi portano un impatto reale sulle aziende. L'80% dei tempi di riduzione della valutazione del design, andiamo a un 90% nella stessa dei task, ovviamente tutto l'ambito medico e chirurgico che citava Gianmarco primo, e la chiave è l'efficienza, raggiungere l'efficienza e maggiore efficacia in tutti questi settori industriali che stiamo vedendo. Ok, quindi abbiamo sostanzialmente una tecnologia che ci accompagna in una nuova realtà. Gianmarco citava poco fa
è inutile solidificarsi su degli approcci che sappiamo che evolveranno e stanno già evolvendo in modo concreto. Uno di questi è proprio quello degli eventi e delle presentazioni virtuali, l'oggetto principale del meeting di oggi, dove faremo vedere tanti esempi presi dal mercato e anche degli esempi che ovviamente ha fatto l'Action con anche una piattaforma dedicata a gestire una presentazione di un prodotto, di un'ambientazione o addirittura per tenere un evento in modalità virtuale. Vedremo che ce ne sono di diversi tipi. Accenni veloci di quello che abbiamo visto nel video. Cosa sono la realtà virtuale aumentata? Sempre per chi non c'era anche l'altra volta. Un recap è la realtà virtuale è un casco che metto addosso, un ambiente generato dal computer in 3D che riesco a vivere, quindi un dispositivo mi permette di vivere in un'esperienza in un ambiente completamente ricostruito, quindi mi isolo dal contesto circostante, e la realtà aumentata invece è la possibilità di utilizzare un visore con delle lenti trasparenti che non mi fa perdere il contatto con il mondo che è intorno a me e lo arricchisce di informazioni, possono essere dati, modelli 3D, informazioni di sensoristica IoT, e serve principalmente per essere utilizzata anche nell'ambito della remote assistance sui campi e sugli ambienti di lavoro. Questo è un esempio di visore ed esperienza di realtà virtuale, questo è un esempio di esperienza di realtà aumentata. Vado veloce sulla prossima. Ecco, abbiamo oggi una situazione contingente che ha fatto, diciamo, abbattere la barriera del faccio l'evento in una modalità nuova. E infatti la frase che sentiamo, che abbiamo sentito, stiamo continuando sfortunatamente a sentire più spesso, è: siamo spiaciuti di comunicarvi che a causa delle restrizioni per il coronavirus siamo costretti ad annullare tutta una serie di eventi, fiere, conferenze, presentazioni, viaggi che servivano a stimolare tutta una serie di attività di business che oggi sono sostanzialmente ferme, casi eccezionali a parte. Il modo migliore che abbiamo trovato per adattarci all'inizio è stato quello della tecnologia che conosciamo tutti i giorni, quindi cioè, appoggiandosi a invio una brochure, faccio vedere un'immagine, un video, mi rifugio nelle soluzioni web che ho creato come e-commerce, app, o il sito stesso, e eventualmente per chi lo ha e per chi ne ha necessità utilizza un configuratore di prodotto 3D. Tutti questi strumenti li abbiamo resi disponibili tramite le piattaforme di Skype, Zoom, di videoconference o tramite la presentazione. La coppiata di questi due ha creato oggi è la prima soluzione al problema del come faccio a presentare qualcosa a un mio cliente, a un mio interlocutore, in modo digitale, se non mi posso muovere. Ma sono queste le uniche soluzioni? Oggi andiamo a rispondere a questa domanda: come le nuove tecnologie vanno ad impattare e a risolvere il problema del presentare un prodotto, un'ambientazione o far assistere a un evento in una modalità remota. Attenzione, perché queste modalità ovviamente non sono disponibili e uso e consumo solo per questa situazione contingente. Vedremo che sono state addirittura create, generate, pensate prima di questa situazione, e siamo sicuri che questa parte contingente di coronavirus accelererà tantissimo quelle che sono le applicazioni di queste tecnologie nelle aziende e anche l'approccio che le persone hanno a fruire virtualmente dei prodotti. Quindi oggi andiamo a vedere come si fa a presentare un prodotto e un'ambientazione in una modalità nuova e come si fa a partecipare a un evento in modalità nuova. Partiamo con la prima, quindi presentare un prodotto. Per presentare un prodotto sostanzialmente ne abbiamo bisogno della sua copia digitale che l'azienda progetta internamente oppure si può far creare da aziende specializzate come Action. Una copia digitale del prodotto somiglia un po' a questa cosa qui, ma con il vantaggio di
che le tecnologie che abbiamo oggi a disposizione permettono di farne acquisire un livello di fotorealismo tale da voler utilizzare queste tecnologie per fare qualcosa di più rispetto alla classica presentazione o al classico shooting. Infatti, queste sono delle applicazioni che abbiamo sviluppato noi. Come vedete, il livello di fotorealismo e cura del dettaglio raggiunto dalle tecnologie 3D attuali è massimo, sia nell'ambito automotive, dove possiamo ovviamente andare a lavorare estremamente bene su interni ed esterni, ma anche nell'ambito dell'accessoristica, del furniture. Quindi oggi sostanzialmente le tecnologie ci permettono di andare a manipolare i prodotti in 3D per costruirci intorno a qualsiasi tipo di ambientazione, di esperienza e andare a creare qualsiasi tipo di interazione con il prodotto in modalità remota, in modalità virtuale. Abbiamo tre approcci fondamentali. Il tour 360 gradi, che probabilmente molti di voi già hanno visto, la realtà virtuale e la realtà aumentata, tecnologie che abbiamo visto prima. Oggi andiamo a vedere come si applicano. Partiamo dalla realtà aumentata. Questo è un esempio indicativo. La realtà aumentata può essere applicata a tantissimi contesti diversi. Il primo campo di utilizzo è quello, per esempio, dei configuratori di prodotto. Configuratori di prodotto che possono essere sviluppati, resi adattabili a queste tecnologie, per creare delle esperienze del genere. Questa è l'esperienza di applicazione di IKEA, dove io vado sul sito o sull'applicazione, scelgo il mio prodotto, lo posso configurare e lo contestualizzo all'interno del mio ambiente. È ovvio che queste tecnologie permettono, un approccio come l'ho descritto prima, di andare a agevolarmi e andare a potenziare tutte quelle che sono gli aspetti del customer journey online, ma anche offline, che servono all'azienda per creare un miglior contatto con il consumatore. Quindi vado a scegliere il prodotto, lo vado a personalizzare con un configuratore di prodotto, lo vado a provare, quindi questo è l'elemento nuovo che posso aggiungere alla catena, vado a provare il prodotto, a contestualizzarlo nel mio ambiente, nella mia situazione, e poi vado a decidere per l'acquisto. Questo ovviamente è una sintesi del customer journey totale del cliente in diverse situazioni. Però indicativamente ci fa capire che col terzo passaggio è un'integrazione di una tecnologia nuova che serve e può avere un impatto sul processo di acquisto del consumatore. Sostanzialmente quindi cosa succede? Lo ripeto, andiamo a scegliere dal sito web, andiamo a configurare, questo è tra l'altro un esempio di configuratore di prodotto ad alta resa estetica che ha sviluppato Action, e lo vado a testare, a provare l'ambiente, il prodotto nel mio ambiente. Quindi la tecnologia non diventa solo un giochino per l'interattività banalotta, diventa proprio un sistema di integrazione di quello che del prodotto all'interno di un contesto. Questo è un contesto immobiliare, ma ce ne possiamo immaginare poi tanti altri. C'è anche il contesto industriale dove, per esempio, posso fare uno studio di plant, uno studio di layout, posizionando dei macchinari all'interno dello stabilimento del cliente. Ci sono tutta una serie di attività che possono essere potenziate con queste tecnologie. Sempre parlando di casi che ci sono già oggi sul mercato, ma mi riferisco a brand molto grandi perché sono quelli principali, ma poi ovviamente queste applicazioni si possono distribuire anche su tutta la PMI senza assolutamente nessun problema. Apple, già da oggi, se voi andate sul sito web, questo è il primo prodotto, ma lo sta facendo per gli Apple Watch, per gli iPad, per gli iPhone, ha questa nuova modalità di presentazione del prodotto, proprio perché aiuta a connettersi meglio con i consumatori e a spiegare, a far vedere tutte le caratteristiche immersive del prodotto. Amazon, il tema e-commerce, in Amazon è solo una parte, è un tema potentissimo, quindi ripeto quello che ho detto prima, l'integrazione di una modalità di visualizzazione virtuale permette di contestualizzare un oggetto, vederlo meglio, capire se sta meglio a casa mia
o nel mio contesto aziendale e permette di agevolarmi nella scelta del prodotto. Tanto che la realtà aumentata è stata addirittura inserita direttamente da Google nei risultati di ricerca. Questo è uno schema molto semplice. Quando voi cercate un prodotto su Google, ci sono alcuni brand che hanno stretto una partnership con Google, permette di visualizzare il prodotto direttamente in realtà aumentata dai risultati di ricerca. Quindi la visualizzazione in realtà aumentata diventa anche un metodo per scegliere prima su quale sito, su quale pagina mi dirigerò nei risultati di ricerca di Google. Non so se diventerà una chiave per andare a posizionarsi sul motore di ricerca, tema molto caro a tanti responsabili di marketing, però è uno strumento che già da oggi diverse aziende stanno utilizzando. Questo ne è un esempio, adesso ne ho selezionato un paio di come funziona indicativamente, quindi io vado su Google, cerco un modello specifico e lo scelgo, lo configuro e vado a visualizzarlo direttamente nel mio ambiente. Ecco, queste attività sono poi coadiuvate, sono ottimizzate da aziende che fanno questo lavoro di mestiere e vanno a massimizzare quella che è la resa interattiva, la resa estetica del prodotto, aziende come Action, per esempio. Nell'ambito del marketing e comunicazione, quindi come faccio vivere al meglio il mio prodotto, come lo rendo emozionale e spettacolare, abbiamo un fantastico esempio di Audi, dove c'è la possibilità di andare a costruire una pista in casa propria, pista che tra l'altro è fatta da 4 stagioni, perché si va a richiamare il concetto dell'Audi 4. Quindi anche qui, adesso lo vediamo in questa modalità interattiva, però la tecnologia può andare a massimizzare tutti gli aspetti di presentazione, di esaltare tutte le caratteristiche tecniche del nostro prodotto, facendole fluire in modo coinvolgente da un pubblico magari che non è iper esperto di quel tema. Quindi, scusa Mario, c'è un po' di rimbombo. Forse non so se devi stare più vicino o più lontano dal microfono, perché non si sente chiarissima la voce. Allora, mi sentite meglio? Peggio? Ma forse un po' meglio. Adesso prova così, se mai te lo ridico. Grazie. Sì, assolutamente. Allora, vado avanti. Fermatevi se c'è ancora un po' di rimbombo. Allora, in piena lockdown, Lamborghini decide di presentare una nuova Lamborghini Huracan Evo in realtà aumentata. Questa presentazione è solo la prima di un percorso che Lamborghini ha avviato, che gestirà e sarà estesa su tutta la gamma. Possiamo anche andare sul brand, diciamo, in ambito food, dove Magnum ha permesso di scoprire e guidare i consumatori nel punto vendita utilizzando la realtà aumentata per far scoprire appunto i prodotti, farseli personalizzare e acquisire un codice coupon da spendere nel punto vendita. Anche qui quindi abbiamo l'utilizzo di una tecnologia nuova che diventa un veicolo per comunicare un messaggio in modo emozionale, far passare quali sono le caratteristiche principali del nostro prodotto ed eventualmente veicolare poi il traffico e l'attenzione dell'utente magari su altri canali, come può essere il sito web, una landing page o un e-commerce. Ecco, non ci dimentichiamo che poi ovviamente la realtà aumentata, come abbiamo visto nell'altro evento, può essere anche estremamente utile nell'ambito after sales, quindi mi permette di dare vita al prodotto che magari devo andare a montare a casa mia o in azienda del cliente, con la costruzione di manualistica in 3D in realtà aumentata. Qui abbiamo un esempio con uno smartphone, Action nei contesti più complicati, più di ambito industriale, permette di fare questa stessa cosa anche con l'utilizzo di visori in realtà aumentata un po' più avanzati. Il concetto sostanzialmente è lo stesso. Vado a creare quelli che sono dei manuali 3D
con delle piattaforme e li vado a rendere fruibili su più dispositivi. Questo aiuta ovviamente il cliente a essere autonomo, ad avere uno strumento che poi è sempre aggiornato e a rendere estremamente più chiare quelle che sono le informazioni. Il tema del provo un prodotto è stato sposato estremamente bene da aziende come Gucci. Gucci non è l'unica. Questo tipo di applicazione permette di andare a scegliere un'applicazione, una scarpa, la si customizza e la si va a provare direttamente ai piedi. Quindi anche qui il tema è: abbatto una barriera di incertezza in quello che è il processo di acquisto e volendo ho un modo virtuale per provare la mia scarpa. È ovvio che queste sono tecnologie che non vanno a sostituire l'esperienza fisica, però ne possono abbattere tanti dubbi e incertezze che oggi nei processi di acquisto sono la chiave tra la scelta di un brand e nell'altro, oppure tra nel processo decisionale di acquisto del consumatore finale. Ovviamente questo vale tanto per il B2C che per il B2B. E nell'ambito dell'utilizzo di queste tecnologie in modo nuovo, tutto quello che sta esplodendo in merito ai social media lo riconferma anche Gucci stessa. Abbiamo una nuova applicazione che fa provare a un filtro, che fa provare le scarpe direttamente nel social network di Snapchat, ma poi sul concetto dei social media ci sono degli interi studi e aree dentro questi colossi, dentro questi giganti che si occupano di supportare le aziende nel massimizzare le performance con queste nuove tecnologie. Ripeto, nuove tecnologie che però devono essere chiaramente ottimizzate e cucite addosso all'azienda con dei partner strutturati. Questa sostanzialmente è la parte finale, il punto di arrivo. Utilizzo nell'ambito dei social, come vediamo, già dal 2018 Nike fa una sperimentazione con Facebook per utilizzare la realtà aumentata all'interno di Facebook Messenger. Ray-Ban, Giorgio Armani, se andate oggi sul loro sito web piuttosto che nei loro nei canali social, permettono da Instagram stesso, dal social, oltre che dal sito web ovviamente o dall'applicazione, di provare eventualmente occhiali e accessori. Anche qui si abbatte nuovamente la possibilità di indecisione, anche tutto quello che ci sta poi dietro al reso dei prodotti. Nell'ambito dell'estetica, così sono la realtà aumentata può essere utilizzata per applicare dei filtri, per testare sempre i prodotti, questo parliamo anche di trucco, o addirittura per creare delle ambientazioni scenografiche per far vivere i prodotti in modo innovativo. Questo sempre tramite l'utilizzo di applicazioni, anche tramite l'uso di un sito web e social media. L'apice di evoluzione dell'utilizzo di questi strumenti per la presentazione magari di un prodotto può essere quella dell'uso di occhiali avanzati su cui Blackshon lavora e che possono consentire di tenere un evento a distanza mantenendo il contatto visivo con il commerciale piuttosto che il sales manager di turno che va a presentare il prodotto e lo va a comunicare nel modo più efficace possibile all'esterno. Quindi si tiene una vera e propria presentazione del prodotto con un modello virtuale di un macchinario, di un impianto, di un complesso architettonico, dove la presentazione viene guidata dal sales manager che ha addosso il casco di realtà aumentata e permette dall'altra parte di fruire tramite una semplice connessione in streaming di quello che sta avvenendo in quel momento. Quindi una vera e propria presentazione di prodotto evoluta in realtà aumentata, fruibile da remoto. Fruibile da remoto ovviamente senza la necessità che ci sia bisogno di un visore apposito, ma si può
andare a fruire su tutti i dispositivi disponibili, quindi smartphone, TV, smart TV, tablet, PC, senza avere appunto la necessità di costringere l'utente finale a dotarsi di un visore. Mi sentite bene adesso? Sì, io ti sento bene. Perfetto. Sì, un pochino meglio. Grazie. Fantastico. Allora, vado sul tema dei tour virtuali perché è una cosa che è molto veloce da affrontare. Cioè, conoscete, immagino, tutti benissimo Google Maps e Google Street View. Quindi questo è l'emblema del tour virtuale, la possibilità di rendere disponibile e addirittura di attraversare un'ambientazione tramite step con la possibilità di fare un photo tour a 360 gradi. Tema del tour virtuale che ovviamente può essere anche preso in video. Ci sono diversi esempi come questo, adesso andiamo a mettere in play. Perfetto, quindi ho la possibilità di muovermi e avere una guida che mi spiega passo per passo come funziona l'impianto di produzione di Tesla, ma può essere ovviamente adattato a qualsiasi altro contesto. E questo, diciamo, che è uno dei modi più semplici per portare la persona in azienda. Each one has its own name, most borrowed from X-Men characters, including Wolverine, Iceman, Angel, and Cyclops. Welcome to Tesla Fremont, where the company builds every Model S, every Model X, and soon every Model. Un altro esempio di tour virtuale, strutturato in modo molto diverso, è quello di Audi. Audi permette di fare, durante il periodo del Covid, ha avuto un netto calo di visitatori dentro i loro stabilimenti, visitatori che però volevano comunque continuare a tenere ingaggiati e quindi hanno strutturato sul loro sito web in modalità molto semplice un video tour personalizzabile dove una guida permette di rispondere anche in tempo reale a tutte quelle che sono le domande. Il tour appunto è un video che viene costruito per essere adattabile e modulabile all'esperienza del visitatore. Un esempio più creativo lo abbiamo anche da Oreo. Quindi come vedete questa ambientazione è tutta ricostruita in 3D e c'è la possibilità ovviamente di rendere spettacolare con il limite della sola immaginazione quella che è la presentazione di un prodotto. Questo ovviamente è molto contestualizzato nell'ambito B2C, però proviamo a pensare anche cosa vuol dire provare a utilizzare il massimo degli effetti grafici tridimensionali e dell'immersività che queste tecnologie possono offrire per la presentazione anche di prodotti in ambito di. Ovviamente queste tecnologie sono state di supporto anche al veicolare i contenuti di musei. Possono essere quelli delle grandi case automobilistiche, addirittura musei di aziende. Un esempio su tutti è anche quello che ha fatto Fiat sempre durante il lockdown. C'è stata la presentazione della nuova Fiat 500 elettrica e loro hanno creato una vera e propria casa della Fiat,
un 500 elettrico esplorabile a 360 gradi dal loro superguardo, dal superguardo di FC. Parte, diciamo, conclusiva di questa sezione di tour è quella che riguarda il tour 360 nella forma classica. Probabilmente alcuni di voi l'avranno già testato, ovvero la costruzione, scattando tante foto o tanti video e ricostruendoli in pista software per essere esplorabili, di un tour di esplorazione, per esempio, di una showroom o, come vedevamo poco fa, anche di una catena produttiva. Questi tour sono interattivi, quei puntini che voi vedete sull'immagine possono essere cliccati e possono aprire delle schede informative, dei PDF, dei video, e questo tour ovviamente può essere fruito dal web, da un'applicazione mobile, oppure anche in realtà virtuale. Il tema della realtà virtuale che andiamo a riprendere immediatamente, ricordandoci quindi che la VR, la realtà virtuale, è una tecnologia per cui io indosso un casco e riesco a isolarmi dall'ambiente circostante, ma mi permette di farmi viaggiare in qualsiasi contesto e rendere tutte le presentazioni di prodotto con il massimo livello di resa soggettiva, emozionale e con il massimo livello di spettacolarizzazione. Che può essere un esempio su tutti è l'ambito automotive, dove Vection ha diversi esempi sviluppati dal mondo navale, quindi io sono un cliente che deve prendere delle decisioni per acquistare e personalizzarsi il suo yacht e la possibilità di viverlo in prima persona, ancor prima che si è costruito. Pensate quanto è potente la possibilità di risparmiare in queste tecnologie su applicazioni di questo tipo. E ovviamente è molto interattivo, ma ha un effetto, un livello di servizio al cliente senza paragoni rispetto alla semplice classica brochure o alla semplice video. Con un livello, ripetiamo, di resa grafica veramente di elevatissimo profilo. Adesso, qui adesso andiamo a vedere un esempio in ambito automotive che ha sviluppato Vection in collaborazione con Volvo Italia per presentare quelle che sono delle caratteristiche, far capire delle caratteristiche uniche dei loro veicoli in modo virtuale, in modo totalmente innovativo. Quindi abbiamo visto, vado a riprodurre di nuovo, la riproduzione di un modello di situazione virtuale dove io posso anche mettermi nell'ottica del conducente e testare quelli che sono i sensori e capire come funzionano i sensori e le tecnologie di Volvo sulla nuova gamma. Spettacolarizzazione del prodotto che abbiamo introdotto per Haier, nella Haier, la famosa azienda di produzione di elettrodomestici insieme a Candy, per l'IFA di Berlino, la loro fiera, dove in realtà virtuale l'utente poteva accedere a questo ambiente creato con la cucina e, come vedete in questo caso, andare a effettuare tutta una serie di interazioni e spettacolarizzazioni del prodotto, andando a riprodurre magari in formato gigante il frigo, andando a giocare all'interno della terra, dell'ambientazione con alcuni elementi, creando animazioni spettacolari dentro il frigo, piuttosto che andando ad aprire e interagire con elementi particolari. Ecco, tutto questo senza, non l'abbiamo fatto per la fiera, ma ovviamente può essere reso allo stesso livello anche senza muoverci da casa. Ed è un punto in cui volevo arrivare, perché oggi, grazie ai dispositivi, l'evoluzione della tecnologia e all'ottimizzazione che aziende come Vection fanno su questi canali di applicazione, possiamo contare su un livello massimo di interazione e di distribuzione della tecnologia anche al pubblico. E in ambito B2B, ovviamente, le barriere di accesso a questi strumenti di utilizzo le abbiamo anche viste nell'altro
nell'altro evento sono diventate praticamente irrisorie rispetto a quello che erano anni fa e ne hanno decuplicato quelli che sono i vantaggi e le possibilità, la semplicità rispetto sempre a quelle che erano applicazioni utilizzate solo da grandi colossi ingegneristici. Quindi oggi telecamere sferiche come quello che vediamo per creare Tura 360 piuttosto che dispositivi di realtà aumentata come quelli che vediamo sulla sinistra, o addirittura ecco, tutta la gamma dei nuovi smartphone, tablet che hanno questi sensori appositi che servono a scansionare il nostro ambiente e a rendere al massimo gli effetti di realtà aumentata, sono già disponibili praticamente nelle nostre tasche o comunque molto molto apportabili per le aziende. Questo dispositivo in particolare è quello che oggi viene considerato il punto di arrivo e sarà il punto di partenza per la nuova evoluzione di realtà virtuale addosso al consumatore, un dispositivo leggerissimo che costa poco e che offre la possibilità di agganciarsi a tantissimi tipi di tecnologie e estendere l'esperienza di presentazione del prodotto su nuovi livelli. Ecco, faccio un'introduzione a questa parte perché ovviamente questa tecnologia di realtà aumentata e virtuale non servono solamente a rendere al massimo l'esperienza di presentazione e di test, come abbiamo visto in alcuni casi, del prodotto, ma possono ovviamente anche andare a coinvolgerci maggiormente e farci capire meglio alcuni aspetti nella presentazione e nelle partecipazioni ad evento. Andiamo a vedere cosa significa, con un video riassuntivo oggi, partecipare a un evento virtuale. Si possono riprodurre degli avatar. Si può andare a esplorare l'intera ambientazione e a tenere delle presentazioni in modalità virtuale. Posso poi andare a navigare, stand, spazi espositivi in una modalità completamente nuova, utilizzando sia dispositivi, come dicevo prima, molto accessibili come siti web, come da web, tablet, smart TV, oppure con dispositivi accessibili come un visore di realtà virtuale. Ovviamente queste tecnologie possono essere utili anche a tenere delle vere e proprie conferenze appunto di presentazione di lancio in modalità virtuale. Abbiamo visto quindi accessibilità da tutti i tipi di dispositivi sul web, in realtà aumentata e anche in realtà virtuale. Vi faccio per arrivare in conclusione alcuni ultimi esempi. Quindi abbiamo la riproduzione in 3D del padiglione di Volkswagen a Ginevra dell'evento 2020 che non si è potuto tenere sempre per causa coronavirus, esplorabile da web. Forse l'ho riuscita a trovare anche adesso se andate sul sito. Quindi io sono sul mio sito web, ho la vista a 360 gradi, come abbiamo visto un po' prima, di tutta l'ambientazione e posso andare ad esplorare lo spazio. Posso andare a personalizzare i miei modelli di veicolo, andare a esplorare, a visualizzare nel dettaglio. Fare un evento in realtà aumentata oggi è possibile e si può andare a riprodurre in un salotto la presentazione, per esempio,
di Apple, ma di qualsiasi altra azienda, non riprodurre lo stage virtuale e creando tutte delle animazioni, di interazioni, di spettacolarizzazione del prodotto, sia che sia uno smartphone, come in questo caso, l'azienda in questione è OnePlus, sia per esempio di una macchina industriale, di un pezzo meccanico, di un prodotto ambito consumer. Perché, ripeto ancora una volta, queste tecnologie, come abbiamo ampiamente detto nel primo evento, sono assolutamente espandibili ed adattabili a qualsiasi contesto, sia in ambito B2B, dove hanno delle agevolazioni in termini di risparmio a costi, efficientamento, training e risparmio di tempistiche, in ambito della progettazione e design, sia in ambito B2C, dove il concetto di spettacolarizzazione e presentazione del prodotto viene reso al massimo livello. Qualche esempio in conclusione, si è già tenuta nel 2016, quindi ci parliamo già ormai di qualche anno fa, la più grande conferenza di presentazione di un prodotto fatto in realtà virtuale. Prima ovviamente era in realtà di presenza fisica, oggi immaginatevi questo contesto con tutti quei giornalisti da casa. È una cosa che è possibile ed è una cosa che... si possono collegare anche tecnologie di live streaming. Questo è un esempio di una rappresentazione fatta da NASA, in live streaming, in diretta, in realtà virtuale, da tutto il mondo. Sta peggiorando di nuovo l'audio. Ah, ok. Come mi sentite adesso? Provo a concludere. Spero che mi sentiate meglio. Grazie. Mi sentite? Sì, adesso mi sembra meglio, grazie. Ok, finisco due slide. Ecco, una cosa fondamentale è capire che queste tecnologie entrano in un contesto dove è necessaria una mentalità di approccio integrato di queste nuove punti di vendita con gli strumenti di comunicazione tradizionale e con l'infrastruttura aziendale. Infatti, questi strumenti sono oggetti, software, sono hardware che hanno tutte le possibilità di andare a estrapolare e a immettere dati dentro CRM e DRP. E possono sfruttare tutto il pacco applicativo e di studi di comunicazione, immagini, video, PDF, brochure, sito web, e-commerce che l'azienda ha già creato, andando a, come abbiamo visto prima, andando a potenziare totalmente. Quello che noi facciamo è esattamente questo. Vection è specializzata nel accompagnare le aziende nell'utilizzo di queste tecnologie. Abbiamo delle piattaforme, questa ne è un esempio, che permettono di unire tutto quello che avete visto prima con un approccio molto semplice e creare delle ambientazioni, delle conferenze, delle presentazioni di prodotto in modalità virtuale. L'ultimo video, poi ci salutiamo. Ecco, quindi non bisogna essere la Lamborghini o qualsiasi altra azienda, anche una semplice azienda che produce macchine da caffè può preparare il suo salotto di presentazione virtuale veramente in pochi minuti e rende più fruibile al pubblico all'esterno, andando a posizionare immagini, presentazioni, video, dati analitici e potendo esplorare tutto l'ambiente, ma anche nel micro dettaglio del prodotto. Adesso questo è un esempio fatto su un espresso, ma poi possono essere decine. E ovviamente si possono creare degli scenari dove, grazie agli strumenti di Flosium, che ha la piattaforma, si possono andare ad apprezzare ancora meglio quelle che sono le caratteristiche costruttive, se stiamo parlando in ambito meccanico, per questo prodotto. Bene, io ho concluso.
Lasciamo spazio a un paio di domande. Vi ringrazio. Benissimo, grazie Mario. Se qualcuno ha un paio di domande, 5 minuti ce li abbiamo, volentieri, prima di fare la conclusione. Alberto, intanto che aspettiamo le domande, volevo fare un ultimo commento conclusivo. Intanto grazie Mario per la presentazione, chiaramente non è mai semplice fare capire la complessità in pochi minuti e di fronte a un video, perché in realtà tu poi Alberto hai provato, il vero effetto di queste tecnologie è provarle dal vivo, è tutta un'altra cosa, un'altra sensazione, un'altra immersività, è un altro effetto, cioè spiegarle quanto vogliamo, ma il vero test si supera provandole, questo è un fatto. L'altro fatto che rimarco è che le tecnologie di oggi sono tra l'altro sotto ogni azienda se le può permettere, perché sono investimenti modesti e tutto questo è inquadrabile, lo dico, in industria 4.0 e crediti d'imposta o finanziamenti consentono alle aziende anche più piccole di potersi permettere queste tecnologie, quindi è tutto inquadrabile in ammortamento, in ricerca e sviluppo e in credito d'imposta. Quindi questo lo dico perché spesso uno chissà quanto costa, chissà quanto, invece non è così. E così magari prevengo qualche domanda. E l'altro elemento chiave è la formazione. Il training si fa veramente in tempi molto rapidi. Hai qualche domanda, Alberto? Sì, una cosa. Noi purtroppo, causa Covid, non l'abbiamo fatto, ma era già previsto di organizzare un evento presso di voi lì a Casalecchio, portando le persone, facendole toccare con mano proprio tutte queste tecnologie lì da voi, insomma, che sarebbe stato. Quindi la cosa avverrà adesso non appena sarà possibile, insomma. Dunque, sto guardando da Michele Vanzi, che è un amico ingegnere molto bravo, che dice: come un manager può dare supporto alle aziende per favorire l'applicazione di queste nuove tecnologie nel contesto aziendale? Che percorso può essere consigliato ai manager per diffondere? La risposta telegrafica a Michele, che saluto, allora, il come è, non importa diventare, il manager non deve diventare un tecnologo, ok? Ma deve favorire l'introduzione di queste tecnologie, quindi aprire le porte a una società qualificata come Vection o anche altre che ci sono, consentire che ci sia la mappatura della catena del valore e individuare i punti in cui di tutto il processo, dalla vendita veramente all'accounting, passando per operation, per tutto, e identificare un piano di digitalizzazione dell'impresa. Questo fa un manager, ok? Questo deve fare un manager. Mario, ad esempio, è un tecnico formato per fare questo, per Vection. Ecco. Chiaramente bisogna avere un fornitore all'altezza, questo lo dico perché bisogna avere piattaforme proprietarie, avere tutto un pacchetto di prodotti. Questa è la prima cosa. Quindi il manager deve capire la potenza di queste attività, darsi degli obiettivi, di queste tecnologie, darsi degli obiettivi e mappare tutta la catena di valore utilizzando delle competenze molto alte, perché qui si va sulla strategia. Bene, io non vedo altre domande, quindi io ringrazierei molto Gianmarco, ringrazierei Mario per le due sessioni. Grazie, e darei l'appuntamento a tutti a trovarci in Vecchio, a Casalecchio, berci un bicchiere di vino assieme e provarle. Questo è il mio augurio di pronto incontro, insomma. Grazie Feder Manager, grazie a te. Per tutti gli amici e soci di Feder Manager, stiamo preparando qualche altro seminario, ovviamente via web. La Sara, non appena saremo pronti, provvederà ovviamente ad informare. Con ciò vi auguro una buonissima serata e grazie ancora dell'ascolto e dell'attenzione. Buona serata a tutti. Grazie a tutti. Ancora.